Ciao ragazzi, ci troviamo a Camandoli e stiamo per affrontare il sentiero, o meglio l'anello dell'eremo di Camandoli. La prima tappa sarà il rifugio Cotozzo. La salita parte subito a bomba, è veramente tosta. Giada si sta preparando. Trovato l'altezza giusta delle Sì, ma non bacchette, riesco a non bloccare ha regolato nessuno. niente, fa le finte. Primo strappo, penso proprio di sì. Questo Cosa vuol dire primo strappo? primo strappo qua. A me non mi freghi niente come adesso spiana. Quanto vuoi Adesso che arrivi? spiana, adesso spiana, sì. Un attimo preparati per questa salita. Che spiana! Dai che spiana! Oh! Prende un attimo fiato. Raga. Giada, salita, impressioni sulla salita? Lascia stare, no comment, sono viva. Proviamo subito una croce perché già fare sta salita, sullo sfondo là si vede il monastero camandolese. Questo di Santiago, di Sant'Antonio. Sì, fa parte della via di San Francesco, il cammino di Sant'Antonio e alta via dei parchi delle foreste sacre, quindi qua da camminare ne avete finché volete. Proviamo ad arrivare al rifugio Cotozzo e facciamo un complimento alla nostra Giada perché ha superato una delle sue paure, era soffre di vertigine e a fare questa salita era già in panico, ma pian pianino ce l'ha fatta. Quindi brava Giada, continua così. Dai che spiana! No, ancora no. Che pace che c'è in questa foresta. Ci sono degli alberi altissimi, saranno degli abeti sicuramente. Non li conosco. Sono altissimi. Gamba in spalla, dai! Avanti e camminare! Stiamo arrivando al bivacco, lo intravedo! Eccolo lassù, ci siamo quasi! Rifugio Cotozzo. Qui trovate anche una fontanella. Come si apre? Ma forse devi spingere. Ah. Se tiri non si apre. Oh, facciamo un bivacco tour. Eccoci qua. Fa molto ritrovo il bel. Fare fuoco in modo moderato. Abbiamo un camino, una panca, un tavolo e il libro del rifugio. 22? Oggi mi pare di sì, ne abbiamo 22. No, però. Eccolo qua. Molto piccolo, tenuto bene. Il fuori, qua fuori abbiamo una panca con dei tavoli per poter mangiare. Bene, bene. Adesso noi ci fermiamo qui, facciamo una pausa, ci mangiamo un panino e siamo arrivati al bivacco dopo 50 minuti e abbiamo fatto 2 chilometri. Riprendiamo il cammino seguendo il sentiero numero 70. Diciamo che questo tratto qua di cammino è quasi rilassante, c'è un sali e scendi dolce, senza troppe fatiche, senza strappi e ci sta, con questo venticello, il fresco e dopo aver anche mangiato, aver la pancia piena è l'ideale. Perché non mi riprendi qua? Bene ragazzi, qua siamo arrivati alla fine del sentiero. C'è una strada asfaltata, adesso dobbiamo capire dove andare. Eremo, qua hanno scritto Eremo di là, Eremo di là. Simpatici.
questa è un'altra indicazione, però noi dovremo andare all'eremo e quindi proseguiamo di là? No, alla sinistra, sì. Andiamo. Beh sì, se fai il cammino di Sant'Antonio vai di là. Esatto. Invece se fai se vuoi andare all'eremo devi andare. Esatto. Okay. Quindi prendiamo la sinistra usciti dal sentiero. Siamo arrivati all'eremo di Chiamandoli. Bene ragazzi, dopo la visita all'eremo di Chiamandoli, ora prendiamo il sentiero che ci... o meglio, riprendiamo il cammino per andare a Chiamandoli, al monastero di Chiamandoli. Al monastero, dove c'è la farmacia. Dove c'è la farmacia e dove c'è il nostro campeggio, quindi altri 3 km di cammino. È un signore sentire. Come va Giada? Ti piace questo? Sì. Insomma, mica tanto. Giada, com'è andata questa discesa? Bene, vediamo che adesso passiamo il torrente. Il torrente, sì. La pozzanghera. Sentirino qua, ma bellissimo, eh? Il torrente, ponti di legno, va, stupendo. Lungo il cammino per il campeggio si possono trovare queste soste picnic. Bene ragazzi, siamo arrivati in campeggio, il nostro cammino ad anello all'eremo di Chiamandoli è terminato. È stato un cammino tutto sommato semplice, ma impegnativo soprattutto il primo tratto del sentiero 72 che porta al rifugio Cotozzo. Quindi ora vi salutiamo brindando con questo eccezionale amaro acquistato all'antica farmacia dell'eremo. E niente, alla prossima!